Informazione in 4 minuti. Buongiorno. Alle 11.30 presso la caserma Pepicelli dei Carabinieri il comandante Carideo presenterà il calendario storico dell'Arma 2013 dal tema il terzo cinquantennio di storia dell'Arma dei Carabinieri 1914-1964. Le organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL, CISL, UIL e SPI, CGIL, UILP, UIL stanno organizzando per oggi una giornata di mobilitazione nazionale con presidi di fronte alle prefetture e ai comuni delle principali città italiane per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulle difficili condizioni in cui vive la popolazione anziana. A Benevento l'appuntamento è alle 10 dinanzi la prefettura. Alle 15 presso il Salone della Camera di Commercio ci sarà la presentazione della rassegna Weekend di Natali, Sapere e Sapori nella tradizione che si svolgerà da oggi fino al 6 gennaio 2013. Il mercato di Campagna Amica ritorna a Benevento sull'area di Porta Rufina. Sarà presentata l'iniziativa Scopriamo il sapore dell'olio novello con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso diretto dal dirigente Michele Ruscello. L'economia sannita inserisce l'agricoltura fra i volani di sviluppo per il territorio e lo fa attraverso l'adesione alla Carta di Matera. Se ne parlerà oggi in un convegno dibattito che si tiene presso la sala conferenze del Museo del Sannio. La Scuola Regionale di Polizia Locale, in collaborazione con l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania, promuove per oggi dalle 9 alle 13.30 a Villa dei Papi una giornata di studi sul tema la gestione associata della funzione di Polizia Municipale ai tempi dei costi e dei fabbisogni standard. L'associazione di volontariato Porta Novella di Ceppaloni, con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune, nonché della Camera di Commercio e dell'EPT, ha organizzato il mercatino di Natale, la quinta edizione, in programma fino al 9 dicembre, con apertura alle 17 nel centro storico del paese. Da oggi e fino al 9 in programma l'annuale iniziativa dell'AIL, che in piazza Roma a Benevento terrà la raccolta sangue organizzata dai donatori volontari in collaborazione con il servizio trasfusionale dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento dalle 8.30 a mezzogiorno e 30, ed anche quest'anno in più di 50 piazze del Sannio ci saranno oltre 6.000 stelle di Natale per chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro, diventando in questo modo sostenitore dell'associazione. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre scorso in tutto il mondo, il Club Lions Benevento Host ha organizzato insieme all'associazione Sannio Press, nell'ambito della rassegna Non Solo Libri, per oggi alla Biblioteca Provinciale un convegno dibattito per presentare il libro Omicidio dell'Anima di Giancarlo Perazzini. Oltre all'autore interverranno al dibattito anche l'europarlamentare Erminia Mazzoni, nonché l'assessore provinciale alle politiche sociali Anna Chiara Palmieri. Coesione Nazionale in tutte le sue componenti ha condiviso in pieno l'intervento in aula del capogruppo Viespoli, che ha espresso la linea di responsabilità e contemporaneamente di fermezza e di chiarezza politica rispetto ad un governo che ha contribuito, da ultimo con le dichiarazioni del ministro Passera, a determinare un clima di instabilità per il venir meno del profilo di terzietà. È quanto si legge in una nota della Coesione Nazionale. Il ministro Passera ha il diritto e il dovere, ha detto Viespoli, di esprimere le proprie valutazioni politiche, ma nel momento in cui lo fa assume un ruolo politico di parte e si autodimette dal ruolo istituzionale che occupa anche grazie alla responsabilità di Berlusconi. Berlusconi ha il diritto e il dovere di misurarsi con il consenso e la sovranità popolare.